Buonasera amici, siamo puntuali questa sera per la 41esima lezione della serie Io sto a casa e mi occupo della mia salute facendo della ginnastica. La lezione di questa sera sarà una lezione di ginnastica di mantenimento adulti. Sarà una semplice lezione, però come al solito cercherò di non trascurare nessun esercizio utile appunto ai fini della salute. Stiamo ascoltando i piaceri proletari. Sono degli amici che sono stati anche loro ospiti al G. Martin Friends, quindi saluto Matteo Torretti, che è la voce e il mandolino, poi c'è Giulio Bragaloni, voce e chitarra, l'amico Valerio Mazzoni, alla tromba c'è Simone Morgantini e poi piacevolmente c'è un altro amico che suona batteria e percussioni, che è Paolo Baglioni, che saluto. Ci sarà? Non ci sarà? Eccola, Mariolina! Buonasera! Eccola, Mariolina! Buonasera! Buonasera! Quindi, con calma, noi partiamo per questa 41esima lezione. Facile facile, tra virgolette, quindi ascoltate tutti i miei consigli per non commettere errori. Bene, partiamo con il controllo posturale. L'addome ben retratto, le spalle basse, larghe, e cominciamo semplicemente dagli esercizi di schema corporeo delle spalle. Facciamo sulle spalle e giù le spalle. Le spalle si muovono lentamente quando vanno su, anche quando vanno giù, non le dobbiamo buttare giù, ma le accompagniamo. Quindi 4 e ritorno, 5. Ritorno, 6, ritorno, 7, ritorno, 8, ritorno, 9, ritorno e 10. Questo esercizio lo ripetiamo con le braccia avanti. Non superate l'altezza delle spalle, neanche più bassa. E anche qui su le spalle, giù le spalle. 2, l'addome ben retratto, 3, le braccia sono ben tese, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e oscillare le braccia avanti e indietro. Oscillare in maniera decisa le braccia tese avanti e indietro, controllando continuamente la postura. Continuiamo con questa serie, ora le braccia vanno in fuori. Non superate l'altezza delle spalle con le braccia, ma sono sempre le spalle che vanno su e giù. Quindi su le spalle, giù le spalle. Su le spalle, giù le spalle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora incrociamo le braccia e le portiamo su con il palmo delle mani su e ancora via, rilassando le braccia e le spalle, portiamo il ginocchio bene in alto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e le braccia in alto. Quindi portando le braccia in alto senza andare dietro con la schiena, ricordatevi, ingessare il busto con la tenuta degli addominali, questo rende molto. Andiamo su e giù con le spalle, 3, 4, non si va indietro con la schiena, 5, 6, 7, 8, 9 e rilassiamo le braccia, rilassiamo le braccia, oscillare le braccia piegando le gambe, contraendo le cosce, non fate il piegamento delle gambe con gambe rilassate. E allora ora, rimanendo sulle spalle, questa volta, quindi addome retratto, spalle larghe, sguardo in avanti e lungo, ricordatevi l'autoallungamento,
le spalle si muovono in avanti e indietro, in avanti e indietro, fatto 5. Attenzione a non muovere il busto e a non incurvare il dorso. Stesso movimento con le braccia in avanti. Ecco qui, qui l'errore che non dovete commettere è quello di andare avanti e indietro con il busto. Non flettere le braccia, sono le scapole che si incollano e si scollano. Bene, rilassiamo con una camminata sul posto, alternando braccio opposto alla gamba. E lo stesso lavoro lo facciamo con braccia fuori. Siamo a spalle, avanti e spalle indietro. Cercate di muovere solo le spalle. L'addome retratto. Forza su tutte le gambe. Spalle avanti e indietro. Rilassate le spalle avanti e indietro. Bene, ora facciamo questa semplice coordinazione. Uno. E due. E al tre. Incrociamo e andiamo su. E uno. E due. E su al tre. E uno. E due. E su al tre. E uno. E due. E su al tre. Se preferite, uno. Due al tre. Possiamo mettere un bel saltino. Uno. Due, su, arrivando, ammortizzando sulle gambe, su. Bene, ok, allora ci manca un altro con le braccia in alto. Le braccia sono leggermente flesse. Sei riuscito a farlo con le braccia a destra? Bene, perché anche qui dobbiamo muovere le spalle in avanti, le spalle indietro. Le spalle in avanti, tenere gli addominali retratti, il collo lungo. Io respiro, spalle avanti, spalle indietro, spalle avanti, spalle indietro. Ora le braccia vanno a destra, il ginocchio sinistro e cambio. Alterniamo con una spinta sull'avampiede. Le braccia sono da... Se le braccia sono a destra, si flette il ginocchio sinistro e cambio, 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 cambio. Benissimo, rilassiamo. Le braccia e ora andiamo alla circondizione delle braccia. Lo facciamo prima con gli incroci, spingendo su tutti e due i talloni senza andare dietro con la schiena. Si soffia quando si va su, tre, laddove abbiamo ritratto, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bene, allora rimaniamo con le circondizioni delle braccia incrociandolo in senso contrario con la camminata sul posto. 2, 3, 4, 5, 6. Bene, respiro. 7, l'addome è sempre retratto, il collo lungo. 8, 9, 10. Bene. Lavoriamo per le anche, sul posto. Quindi facciamo alto, alto, fuori, fuori, alto, alto, fuori, fuori. Ricordiamoci qui, il movimento va solo sulle anche, quando si va soprattutto a destra e a sinistra, non ruotare il busto, va bene? Alto, alto, fuori, fuori, alto, alto, fuori, fuori, alto, alto, fuori, fuori, ancora uno, alto, alto, fuori, fuori, bene. E allora, rimanendo sulle anche, sul passo, facciamo prima il passo laterale e abbiniamo con il passo i movimenti delle braccia. Quindi andiamo prima verso destra, mani sulle spalle, facciamo braccia prima avanti, 1, 2, 3, 4, poi braccia in fuori, 1, 2, 3 e 4, braccia in alto, 1, 2, 3, 4, braccia avanti, 1, 2,
3, 4, braccio in fuori, 1, 2, 3, 4, braccio in alto, 1, 2, 3, 4, bene, rilassiamo le braccia. Ripetiamo lo stesso lavoro, però partiamo prima verso sinistra, va bene? Tenete gli addominali, braccia avanti, si apre a sinistra, via. 1, 2, 3, 4, braccia fuori. 1, 2, 3, 4, braccia in alto. 1, 2, 3, 4, braccia avanti. 1, 2, 3, 4, braccia fuori. 1, 2, 3, 4, braccia in alto. 1, 2, 3 e 4, bene. Allora, ricordiamoci, ogni volta che si fa il passo, dovete arrivare sempre con i muscoli preparati, gambe, cosce, glutei, mai arrivare. Ricordatevi delle co-contrazioni, va bene? Contrarre tutti i muscoli. Il passo lo facciamo in avanti e indietro. Attenzione perché c'è un cambio, deve prestare appunto l'attenzione. Facciamo la gamba destra in avanti e la sinistra dietro. La sinistra davanti e la destra dietro. Quindi destra avanti, sinistra dietro, sinistra avanti, destra dietro. Forza sulle gambe, muscoli preparati, passi lunghi, destra avanti, sinistra dietro, sinistra davanti, destra dietro. Bene, ora attenzione perché a questi movimenti qui aggiungiamo le circonduzioni delle braccia senza l'incrocio questa volta delle braccia. Quindi facciamo destra avanti, passo lungo avanti, sinistra dietro e le braccia vanno in senso contrario. Ora la sinistra va avanti, le braccia vanno e la destra dietro. Concentratevi, destra avanti, sinistra dietro, sinistra avanti, destra dietro. Mariolina, non concentrati, destra avanti, sinistra dietro, sinistra avanti, destra dietro. Va bene, rilassiamo le braccia. E allora, gambe, facciamo leggermente divaricate, piedi paralleli, tenere gli addominali, piegamenti sulle gambe. Ora senza sollevare i talloni, andiamo giù, uno e ritorno, due, fermi qui, ricordate la posizione della schiena, il tatto ormai rimane sempre insedato, non fate la gobba, bene? Se avete problemi col ginocchio fate il piegamento più piccolo, via, un bel soffio di piegamento, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimaniamo sulle gambe con le gambe più divaricate, punte leggermente in fuori, il bacino va sempre, i talloni ben appoggiati, più in basso possibile e ritorno, via, 2 e ritorno, 3, ritorno, 4, ritorno, 5, ritorno, 6, ritorno, 7, ritorno, 8, ritorno, 9, ritorno, 10. Facciamo ancora uno sulle gambe, rimaniamo a gambe divaricate, se riuscite a divaricare ancora un pochino di più, lasciamo le braccia fuori, facciamo piego, fermo il busto sempre dritto, piego la gamba destra, contrarre bene, i piedi bene piantati a terra, l'altro ginocchio dritto, ritorno. I particolari sono questi, cambio, ginocchio piegato, l'altro ginocchio dritto, piedi ben incollati, ginocchio non deve far male. Via, 1, 2, 3 e 4, un soffio fuori, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, bene, ricordate però la cosa importante a questo soffio,
deve essere appenata la retrazione dell'addome. Quando soffio, l'addome va in vento e devo stringere bene, soprattutto i muscoli del perineo. Bene, allora, le spalle ancora, con braccia fuori. Tenere gli addominali, controlliamo la postura prima e allora facciamo tutta la serie completa partendo prima. Scapola opposta 1, scapola opposta 2, spalla opposta 3, spalla opposta 4, braccia tese, molleggia braccia tese con il palmo delle mani su, 1 e 2, molleggia braccia flesse con il gomito altezza spalle, 3 e 4, il gomito altezza delle spalle, avvicino, allontano, sta fermo il gomito, porto davanti e indietro le mani e ritorno. Quindi, e 1, e 2, e 3, e 4. Quindi, spalla opposta, braccia tese, 1, 2, braccia flesse, 3, 4, gomito altezza spalle, 5, 6, gomito fermo. Lo ripetiamo ancora una volta, quindi la scapola opposta 1, la scapola opposta 2, la spalla opposta 3, la spalla opposta 4, molleggia braccia tese, 1, 2, molleggia braccia flesse, 3 e 4, gomiti altezza spalle, avvicino, allontano, gomito fermo, avanti e indietro. Bene, e allora ora facciamo un po' di camminata sul posto, bene? Cerchiamo con questa camminata qui di controllare la postura, le spalle, il collo, il ginocchio va sempre più in alto, bene? E facciamo delle semplici coordinazioni alle braccia, mani sulle spalle, cominciamo a fare alto, basso, via, uno, 2, alto, basso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alto, fuori, alto, fuori, alto, fuori, alto, fuori. Se avete difficoltà a coordinare braccia e gambe insieme, concentratevi solo sulle braccia. Alto, fuori. L'addome ben retratto. Alto, avanti. Alto avanti, alto avanti, alto avanti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, avanti, fuori, il ginocchio va sempre alto, il respiro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, avanti, basso, via, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ginocchio alto, respiro, forza, ci siamo, ne manca uno, basso fuori, basso fuori, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, rilassiamo le braccia e ora l'immancabile lavoro sulle inclinazioni del busto. Gambe divaricate, mani sopra il ginocchio, uno piego, estendendo il dorso, due estendo le gambe, mantenendo il dorso dritto, tre piego le gambe, quattro ritorno su. Uno piego, fermi lì. Qui siamo seduti in questa posizione, il dorso è dritto, senza cambiare l'impostazione del busto, estendo le gambe. Che è molto sciolto dei muscoli posteriori dietro, deve andare giù dalle anche, non certo con il dorso. Quindi piego le gambe, su. Quindi piego le gambe, 1. Estendo le gambe, 2. Piego le gambe, 3. Ritorno, 4. Quindi piego 1, fermi lì. Il dorso è dritto, tratto lombare insellato. Estendo 2, tenere gli addominali, lo sguardo in avanti. Piego e ritorno. Ancora uno, piego, estendo, piego e ritorno. Bene, e questo lavoro lo facciamo anche
gambe unite, quindi fate scivolare le mani sul ginocchio, uno, è la posizione della solita, il dorso è dritto e tratto il mare sedato, due, mantenere, piego e ritorno su, uno piego, due stendi, tre piego, quattro ritorno, uno piego, due stendi, tre piego, quattro ritorno, uno piego, due stendi, tre piego. Bene, allora facciamo l'ultimo lavoro per le gambe, qui dovete fare attenzione al ginocchio perché lo facciamo in quattro tempi l'esercizio. Un primo tempo è slanciare le braccia, andare a portare i talloni più in alto possibile. Secondo è piegare le gambe con i talloni sollevati, qui però solo se non si ha problemi al ginocchio, i talloni sono sollevati in questa posizione. 3 slancio e 4 ritorno. Bene, lo facciamo di nuovo lentamente, quindi 1 blocco qui il busto e gli addominali, i talloni sono sollevati, 2 i talloni sono sollevati e la schiena dritta, 3 e 4. Chi ha problemi il ginocchio, mezza accosciate, mi raccomando, va bene, mezzo piegamento, via, 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, via, 1, 2, 3, bene. Gli altri due elementi che non possono mancare sono il lavoro posturale e il lavoro per l'equilibrio. Allora, combiniamo insieme prima il lavoro posturale con l'attenzione anche sull'equilibrio e poi dedichiamo solamente il tempo all'equilibrio. Quindi partiamo con un piede davanti all'altro. Bene? Se avete difficoltà, se avete difficoltà a mantenere l'equilibrio con un piede davanti all'altro, il piede che sta davanti può essere spostato più in fuori. Allora, distribuite il peso su tutti e due i piedi, tenete bene retratto l'addome, quindi l'attenzione sono, si inspira, si retrae l'addome, si stringono bene i glutei, si stringono bene i muscoli del perineo, le braccia vanno giù con il palmo delle mani prima rivolto indietro, le spalle sono larghe, il mento retratto e il collo lungo, quindi facciamo 1, 2, 3, soffio, addome va in dentro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bene, cambiamo l'appoggio, siamo sempre con il palmo e le mani rivolto indietro, quindi inspiro, retraggo, stringo bene tutto, addominali, glutei, muscoli e perineo, 1, 2, 3, aprire le spalle, mento retratto con lungo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora una volta cambiamo l'appoggio, facciamo un pochino più difficile perché per l'equilibrio dobbiamo sollevare i talloni, il palmo e le mani rivolti in avanti ora, quindi inspiro, retraggo, le mani spingono in basso, i talloni spingono in alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'altro piede in avanti, sempre palmo e le mani in avanti, sempre i talloni sollevati, ancora, inspiro, retraggo, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, benissimo, allora ci manca equilibrio in forma statica, cominciamo, l'appoggio è sul piede sinistro, il ginocchio destro lo portiamo su, e facciamo fare una pedalata. Come distrazione all'equilibrio possiamo aprire e chiudere anche le dita della mano. È ancora più difficile guardare a destra. Concentratevi sul piede sinistro. 4, 5, 6, 7, 8 con occhi chiusi, 9, 10, ancora più difficile con occhi chiusi. Quindi l'attenzione sul piede destro, ginocchio sinistro su, braccia fuori, pedaliamo con la gamba sinistra. Aprire e chiudere le dita alla mano, guardo a sinistra, 2, tenere gli addominali, 3, 4, 5, occhi chiusi, 6,
7, 8, 9 e giù. Occhi chiusi, veramente impegnativo. E facciamo ancora uno. Gamba destra tesa in avanti, alto, giù e sulla caviglia. E guardiamo in alto. 1, 2, 3, 4, 5, occhi chiusi, 6, 7, 8, 9, giù. Ancora uno. Giù e sulla caviglia, sempre guardi in alto, concentrati sul piede destro, 2, se avete la sinistra su, 4. Occhi chiusi, 2, 3, 4 e rilassiamo. Benissimo. E allora, prima parte fatta, ora sistemiamo i tappetini. Tappetini e preparatevi anche la cintura o la fune e poi anche i cuscini per chi poi avrà bisogno dei cuscini nella posizione da supini. Preparatevi i tappetini. Mariolina, il cuscino? Non si sa mai. Teniamolo lì. Oh, yeah. Allora, una cosa fondamentale e importante che non si può trascurare è salute dei piedi. Con questa posizione che andiamo a fare lavoriamo per lo sbloccaggio delle caviglie e delle dita nelle due posizioni e poi lavoro importante per la cervicale, quindi la posizione in ginocchio a sedere sui talloni, i talloni sono uniti, il dorso e il piede ben appoggiato. In questa posizione vi chiedo di avvicinare i gomiti dietro. Si aprono bene le spalle, tenere gli addominali e facciamo mento avanti alto e ritorno. Mento avanti alto e ritorno. 2. Prendo l'aria, butto l'aria. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, bene, cambiamo la posizione delle dita dei piedi, si va sulle dita, soprattutto sull'alluce, lo ricordo sempre, mani ai fianchi, mantenendo mani ai fianchi, cercate di spingere indietro il gomito, dovete sentire di no, le scapole che si incollano, le spalle larghe. Tenere gli addominali e anche qui destra avanti, sinistra avanti. Allora, per precisare questo lavoro, quindi uno, non ruotare il busto, due, non flettere lateralmente il capo. Da una parte prendo l'aria, davanti butto l'aria. Bene, e ora ci stiriamo bene la schiena, il dorso, lo sguardo in avanti, le due posizioni, con le mani più vicine al ginocchio e il busto più alto, se questa posizione qui vi risulta più scomodo, vi dà tensione sul tratto lombare, va bene? Deve essere una posizione gradevole. Allora, facciamo il lavoro equilibrio del bacino dalla posizione in solito in ginocchio, quindi facciamo tenere gli addominali, gamba destra tesa dietro, braccio sinistro avanti, manteniamo questa posizione 10 secondi, 1, 2, 3, soffio, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bene, anche in questa posizione dovete tenere gli addominali e al soffio retrarre l'addome e stringere i muscoli del perineo. Cambio. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda avanti. 7, 8, 9. Bene. Si cambia ancora.
gamba destra, braccio sinistro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bene, stiriamoci ancora la schiena. Non ricordo le due posizioni, bene, con le mani più vicine o con le braccia tese in avanti. Allora, l'esercizio che abbiamo fatto lo ripetiamo con una piccola variante, quindi ora facciamo braccio destro, gamba sinistra, manteniamo 2 secondi, 1, 2 e cambiamo subito, 1, 2, via, 1, 2, 1, 2, non perdere il controllo, 1, 2, sul bacino, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bene, andiamo a sedere su tutti e due i talloni, aprite al massimo le anche e anche qui ci stiriamo bene la schiena. Anche aperta al massimo, lo sguardo in avanti, la schiena è ben dritta e anche qui, per chi ha anche rigide, il dorso rigido deve stare in questa posizione qui. Bene? Quindi trovate la posizione più adatta a voi, più comoda. E poi facciamo le tenute da corpo proteso dietro, va bene? Facciamo due centrali, cominciamo con braccia tese, il peso davanti, tenere gli addominali, stringere bene gli glutei, corpo proteso dietro, l'errore che non dovete commettere è di andare giù con il bacino, va bene? Guardare avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1. Recuperiamo 8 secondi, via la seconda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bene, due li facciamo con gomito appoggiati, il peso davanti, il bacino va più basso, senza però cedere con la schiena, tenere gli addominali, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù, poggiamo le ginocchia e ancora, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bene, andiamo anche sul fianco sinistro. Allora, qui è importante la posizione di partenza, non quella posizione, ma io ho il gomito appoggiato. Siamo per le posizioni da corpo proteso ancora laterale, lavorano gli obliqui, quindi in linea gomito con il fianco in linea con i piedi, braccia su, con tutti e due io. Cioè, uno, guardare in avanti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù. Ancora, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e cambiamo fianco, trovate la posizione corretta di partenza, gomito appoggiato, fianco, piedi in linea, sui fianchi, tenere gli addominali, guardare in avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù, e ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bene, ora vi stirate con lo scivolamento, i piedi spingono a terra, qui vi ricordo la posizione è questa, femore perpendicolare, non dovete andare né troppo dietro né troppo avanti, allontanate le mani
davanti e andiamo giù con il torace, le mani spingono a terra, i piedi spingono a terra, si guarda in avanti, sentite proprio il torace che si avvicina, si sente dietro le scapole, dietro il dorso, attenzione alla spalla che non deve far male, basta, così. E ora andiamo a lavorare un attimino sul fianco. La posizione ora è, l'ho anticipato con la linea, ci si mette in linea sempre cervicale, portiamo tutte e due le ginocchia alte, la mano è davanti, la mano che sta su, e da questa posizione qui facciamo pedalate in avanti, 10 pedalate in avanti, la pedalata è ampia, la senta il ginocchio che sta giù, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pedalate indietro, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gamba tesa, oscilla in avanti e indietro, come un pendolo, avanti e indietro, 1, il ginocchio dritto e il piede a martello, 2, 3, bloccate il fianco, 5, 6, 7, 8, 9, passiamo a flettere, quindi ginocchio su ed estendo la gamba dietro. Quindi flessione, porto sul ginocchio, estensione mani. 1 e ritorno. 2 e ritorno. 3 e ritorno. 4 e ritorno. Prendo l'aria, butto l'aria. 5. Prendo l'aria, butto l'aria. 6. 7. 8. 9. 10, gamba tesa, ferma, facciamo lavorare il femore, intraruoto, extraruoto, quindi punta in su, extrarotazione, punta in giù, intrarotazione, il movimento parte dal femore però, mantenete il fianco fermo, l'ultimo, punta in basso, gamba un pochino dietro, andiamo su e giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bene, si scavalca, questi esercizi sul fianco si fanno principalmente per la salute delle anche, mantenere la salute delle anche. E poi si prende la caviglia, si porta dietro il ginocchio, stirate bene la coscia. Bene, cambiamo fianco, si cambia fianco, quindi in linea tutto il braccio, le ginocchia alte, cercate di non chiudere, dovete stare anche sul fianco, la posizione della schiena deve stare bene dritta e la cervicale. Quindi abbiamo fatto prima la pedalata in avanti, pedaliamo in avanti, 1, 2, 3, 4, 5, il respiro, non trascurate il respiro, 6, 7, 8, 9 e ora indietro, pedalo indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gamba tesa, oscilla come un pendolo avanti e indietro, ginocchio dritto e piede a martello, 2, respiro, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, si passa a flettere ed estendere la gamba, fletto ed estendo dietro, 2, fletto ed estendo dietro, 3, 4, fletto ed estendo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ferma la gamba e intravuoto ed extravuoto, punta in giù è intravuotata, punta in su è extravuotata, il movimento parte dal femore, va bene? Bloccate il fianco, intravuoto, extravuoto, intravuoto, extravuoto, punta in giù, punta in su, e poi l'ultimo, la punta in basso, la gamba un pochino dietro, si va su e giù, 1, 2, respiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si scavalca prima il ginocchio che sta giù, ci si riposa, il respiro, e poi si stira bene la coscia. Bene, allora, prima di andare distesi, supini, facciamo anche una sola serie di piegamenti sulle braccia, va bene? C'ho un impegno. Marianina, c'ha un impegno. Allora, potete fare i piegamenti sulle braccia in ginocchio, carponi, o se siete allenati anche da corpo proteso dietro. Ne facciamo 10, pronti, via. 1, 2, si soffia quando si spinge a tornare su. 4, 5, 6, 7, 8, 9, andiamo a sedere sul tallone sinistro. Qui lavoriamo bene sull'anca. Cambio. Cercate di arrivare a sedere sul tallone. Anche qui le braccia possono stare tese con il busto più alto, oppure quelle, se ci fate bene, anche appoggiare i gomiti, bene? Bene, ultima parte della lezione si fa da distesi supini. Procuratevi i cuscini, per chi ha bisogno dei cuscini, e della cintura o della fune. Cosa vuoi, Marielina? Cintura o fune? Quello che vuoi. Stasera usiamo la fune. Intanto andiamo giù distesi per benino. Cominciamo da supini, va bene? Punch in su. Stringiamo tutte e due le ginocchia al petto e si fanno lavorare le caviglie giù e su. Facciamo dei cerchi in fuori e i cerchi nell'altra direzione. Bene, equilibrio del bacino, lavoro posturale, facciamo palme delle mani giù, mento giù, quindi si inspira. Si fa la retroversione, schiena appoggiata, stringere gli addominali, i glutei, i muscoli del perineo, si allunga il collo, si fa un bel soffio laddove va in dentro e poi lascio. Inspiro, retroverto, allungo, mantengo, soffio. Gambe giù tese, palmo delle mani su. Quindi, inspiro, retroverto,
Allungo, apro bene le spalle, incollo le scapole, stringo tutto. Soffio. Ancora. Inspiro. Appiattire, allungo, mantengo. Soffio. Bene. Allora, prendiamo subito la fune. Marolina vuole stare comoda con il cuscino. E allora, intanto mettiamo tutti e due i piedi su e fune permettendo, cerchiamo di fare una divaricata, fune o cintura permettendo, quello che avete a disposizione. L'importante è mantenere sempre la schiena appoggiata, eh? Se avete difficoltà a farla con le gambe tese, questa divaricata, potete fare anche con le gambe, eh? Flesse piegate, bene? Poi chiudiamo, portiamo giù la gamba destra. Ora attenzione, solleviamo un pochino la gamba destra e facciamo con le mani che spingono giù 8 molleggi con la gamba sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, appoggio il piede destro e tiro. Allora, se avete difficoltà, attenzione, questo è abbastanza impegnativo, potete appoggiare la gamba destra piegata e fare dei molleggi con la gamba tesa così, va bene? La versione più facilitata. Allora, seconda, gamba tesa sollevata, molleggi con la gamba sinistra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, appoggiamo la gamba destra, tiriamo ancora di più la gamba sinistra. Solleviamo la gamba destra, molleggi indietro la gamba sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora mentre si tira la gamba sinistra fuori, la gamba destra va fuori, ruotate in fuori. Dovete sentire stirare interno coscia a sinistra, anche a destra. Non perdete il contatto della retroversione, la schiena è sempre appoggiata. State attenti a non andare troppo giù con la gamba sinistra che è in fuori. Cambio. Tiriamo la gamba destra. Solleviamo la gamba sinistra. Le mani spingono giù, molleggi indietro con la gamba destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tirare e appoggiate la gamba che sta giù. Tirate sulla gamba sinistra, molleggiamo con la gamba destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e appoggio. Mi raccomando, non improvvisate se non riuscite a mantenere la gamba appoggiata. Ricordatevi questa posizione qui, piegare la gamba sinistra quando si fanno i molleggi, va bene? Quindi terza, sollevo la gamba sinistra, molleggio con la gamba destra indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiro la gamba, vado fuori con la destra, fuori con la sinistra. Interno coscia a destra, l'anca a sinistra, la schiena è appoggiata, mento giù, spalle basse, via la fune, stringiamo il ginocchio sinistro, l'altra gamba giù tesa, mentre stringiamo il ginocchio sinistro, la gamba destra va su e giù. Via 1, facciamo il blocco osseo, 2 senza appoggiare la gamba, 3, 4, 5, si soffre quando la gamba va giù, 6, 7, 8, 9,
10, cambio gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambia ancora, stringiamo, e ora la gamba, e facciamo fare giù, fuori, un bel cerchio, giù, fuori, ritorno, 2, bloccate il bacino, 3, 4, cercate di non fare spostamenti destra e sinistra, è solo il movimento dell'anca destra, cambio, avvicinate il ginocchio destro al torace, giù, fuori e ritorno, giù, fuori e ritorno, giù, fuori e ritorno, giù, fuori e ritorno, un bel soffio, siamo giù, ora manteniamo questa divaricata, qui aprite al massimo le anche e mantenete la schiena appoggiata, la spinta è doppia, ad aprire le anche e a mantenere la schiena appoggiata. Accidenti. Chiudiamo, allora ora le mani giù, facciamo pedalata in avanti a gambe unite. Se avete difficoltà a fare la pedalata a gambe unite, fate sempre quella alternata, anche con una gamba sola e l'altra piegata, va bene? Le tre difficoltà, una è questa, la seconda a gamba alternata, la terza a gambe unite. Riposo, quindi vi ripeto, la versione più semplice, una gamba piegata e una pedala indietro, secondo pedalare gambe alternate, terza gambe unite. Bene, facciamo la seconda indietro, via, 1, 2, 3, non staccare la schiena mi raccomando, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. L'ultimo lavoro che vi faccio fare, poi passiamo alla ginnastica respiratoria. Gambe tese, braccia tese, schiena appoggiata. Questo si può fare a gambe tese o a gamba flex. Facciamo apro e chiudo, va bene? Via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bene, appoggiamo i piedi. Si prende il primo dito, si portano le braccia tese, le mani spingono, le anche aperte, il mento giù, schiena appoggiata. Quindi, partendo dall'alto, le mani spingono in basso, il mento giù, la schiena appoggiata con la retroversione, le anche sono aperte al massimo. Cominciamo con la ginnastica respiratoria addominale, rilassati, respiro, prendo l'aria, gonfio l'addome, butto l'aria, sgonfio l'addome. Prendo l'aria, gonfio l'addome, butto l'aria, sgonfio l'addome. Completo rilassamento. Tutto dal naso, respiri profondi. Le due fasi molto lente e molto lunghe. Anche il torace. Prendo l'aria, gonfio il torace, butto l'aria, sgonfio il torace. Bene, continuate ancora a fare un po' di ginnastica respiratoria. Dopo vi ricordo di venire su lentamente con l'aiuto delle gambe. Non usate mai la schiena a venire su. Vi ricordo
Per tutti gli allievi che hanno a disposizione la spalliera, di ricordarsi di fare le semisospensioni e la sospensione. Mariolina? Vuoi fare le sospensioni? No? Sta continuando a rilassare, fatelo anche voi con la ginnastica respiratoria. Quindi ringraziamo Mariolina. E ringraziamo gli amici dei Piaceri Proletari che ci hanno fatto compagnia a livello musicale. È stato veramente un piacere, è stata una lezione dove non abbiamo trascurato nulla e quindi non posso che darvi appuntamento a domani sera per la 42esima lezione. Quindi la pagina dell'arte e la ginnastica, andate a mettere mi piace o fatelo, invitate i vostri amici a mettere mi piace alla pagina dell'arte e la ginnastica, grazie. Quindi vi auguro una buona cena e buona vita, a domani, grazie.